Sono sempre stato convinto, e sempre più ora lo sono, che ogni immagine artistica, ogni apparizione di qualche cosa che attribuiamo alla storia dell'arte, è sempre qualche cosa che si congiunge a qualcos'altro. Nel senso, voglio dire, che un'opera che viene realizzata oggi, per essere tale, nasconde, ma anche rivela la sua appartenenza a un itinerario continuativo che nacque non si sa quando, e che finirà anche altrettanto in modo sconosciuto, e che produce questo itinerario, certamente immagini di volta in volta molto diverse, a volte contraddittorie, ma che credo siano tutte sempre appartenenti a questo unico flusso, che è la storia dell'arte e dell'immagine. E quindi questa è, come dire, la mia religione, se si può dire. Che cos'è il classico? Il classico è un elemento, un ingrediente dell'opera d'arte che la distoglie dall'apparenza immediata, ma la collega appunto a una storia più remota, ecco. Quindi quegli artisti che ho appena citato, non so, le vedute di rovine, le vedute di antiche civiltà nella rappresentazione pittorica, mi sono particolarmente familiari. Da qui il mio innamoramento con le copie in gesso, cioè i calchi, per esempio, delle sculture classiche, e l'uso che sono sempre tentato di farne come immagine simbolica dell'opera d'arte. Un'esposizione per me è sempre stato un dato determinante e non accessorio, nel senso che non ho mai, come ho detto già prima, considerato l'occasione di esporre come la diffusione di dati già esistenti. No. Un'esposizione è sempre qualcosa che si pone, se non allo stesso livello e grado, però che ha familiarità con le opere che espone. Un'esposizione non è quindi un luogo in cui allineare delle opere, ma è un luogo dove rappresentare qualche cosa di coerente. Quindi a volte nel mio lavoro qualche opera tiene conto del fatto che sarà esposta in un certo modo, richiede dei precisi dati per essere vista. E quindi il luogo diventa a buon diritto un ingrediente dell'opera.